fine settimana della fase 2, la voglia di normalità deve fare i conti con le precauzioni per evitare nuovi contagi, stretta sui controlli anti-assembramento. Cala la curva dell'epidemia anche in Lombardia, l'Istituto Superiore di Sanità frena gli entusiasmi nonostante i dati odierni siano incoraggianti. Il Sud a rischio, il virus aggrava la crisi economica, tante le aziende in difficoltà, licenziamenti alla Jabil di Marcianise. Arginare la piaga del caporalato, invocano i vescovi della Calabria. Tragedia in Pakistan, un aereo precipita poco prima dell'atterraggio su case vicino Karachi. A bordo 98 persone, incerto il bilancio delle vittime, 3 i sopravvissuti. Oggi, 22 maggio, si celebra Santa Rita d'Acascia. Con la sua semplicità è entrata nel cuore di milioni di devoti che la venerano come la santa dei casi impossibili. Buonasera, benvenuti al TG 2000 in apertura. Vediamo subito i dati diffusi poco fa dalla Protezione Civile sull'emergenza coronavirus. Nelle ultime 24 ore guariti sono stati 2.160, i nuovi casi 652 e le vittime 130. Dati incoraggianti che però non devono far pensare che sia tutto passato, tutto finito, specialmente in questo primo fine settimana della fase 2 con ristoranti e locali aperti. Il Viminale annuncia infatti maggiori controlli anti-assembramento. Sentiamo il primo servizio con Caterina Dall'Olio. Questo fine settimana è il primo vero esperimento di ritrovata quasi libertà. Con attenzione, in tutta Italia sono previste misure straordinarie di controllo per evitare assembramenti eccessivi. Potremo però spostarci nella nostra regione. Potremo andare al mare, al lago, con qualche accortezza da adottare che varia da regione a regione, o nei sentieri di montagna. Molti sindaci però temono la movida del sabato sera, soprattutto in Campania. Il presidente De Luca ha reso obbligatoria la chiusura dei locali alle 23 e a Roma saranno impiegati circa 1.000 agenti per controllare i luoghi di ritrovo. Quello che ancora non si può fare, se non per ragioni che difficilmente si sposano con il fine settimana, visto che corrispondono a motivi di lavoro o di salute, è spostarsi da una regione all'altra. Attenzione però agli sconfinamenti involontari. La geografia dell'Italia non è quella delle lande americane, dove tracci una linea e risolto il problema. Qui, a parte i luoghi dove esistono discontinuità geografiche evidenti, il limite tra le sfere di competenza di un presidente e l'altro non è sempre contrassegnato né tantomeno individuabile e percettibile. Per eliminare il problema dovremmo aspettare il 3 giugno e dalle poche informazioni filtrate non è ancora chiaro con quale modalità. L'ultima ipotesi trapelata è quella di regolarsi sul fattore del contagio. Ad esempio, chi vive in Lombardia, dove il valore di contagio è ancora alto, potrebbe spostarsi solamente in Umbria e Molise e viceversa, mentre dal Veneto ci si potrebbe spostare ovunque, tranne che in Lombardia, Umbria e Molise. E allora, per vedere come sta andando, ci colleghiamo ora con Massimiliano Niccoli, che si trova a Ponte Milvio, uno dei quartieri della movida romana. Massimiliano, buonasera a te. Eh sì, buonasera Beatrice, questo è uno dei simboli della movida romana, dicevi bene, Ponte Milvio, e siamo venuti qui non a caso perché quando sta per iniziare, come ricordavate voi, il primo weekend del dopo lockdown, abbiamo voluto capire che aria tira. Come vedi alle mie spalle, grazie alle immagini del nostro operatore Lucio Ciavola, come vedi i tavolini sono pieni nel rispetto delle norme, ovviamente qualche aperitivo si sta servendo, un po' di gioventù si vede. Certo, la capienza è quella che è, ridotta, e i gestori dei locali naturalmente di questo si lamentano. Come sta vivendo Ponte Milvio questa situazione? Come sta vivendo le prime ore del lockdown? Allora noi abbiamo fatto un giro per capire che aria tira, nell'attesa di vedere che cosa accadrà invece quando la sera sarà inoltrata. Allora vediamo le voci e poi restituiamo la linea allo studio. La birra ha lo stesso sapore di sempre? La birra c'ha un sapore meglio di prima, perché insomma adesso mettere il becco fuori casa dopo 2 mesi di quarantena è tanta roba. Apprezzi meglio i piccoli gesti quotidiani, insomma, che prima facevi tutti i giorni e poi ti sono venuti a mancare così. Ma dove nascondete le mascherine? Stiamo bevendo, mi sembra un po' difficile. Ce l'abbiamo però quando beviamo almeno una sigaretta e una birretta senza mascherina. Volevo un cono.
Ma è una fotografia insolita rispetto al normale, no? Senza dubbio, anche forse un po' spettrale a volte. Noi siamo abituati ad avere sempre tantissima gente qui da noi e adesso sia per questioni legate alla poca affluenza a livello totale e non per ultimo invece la impossibilità di far confluire all'interno del nostro locale tante persone. Arrivata l'estate, sembra di stare in vacanza, lo dico sempre, giusto? Siamo contenti che possiamo tornare a vivere, ci abbiamo sempre la mascherina, però... Tutti dobbiamo reinventarci un attimino per riuscire a soddisfare le esigenze del cliente ma anche le necessità di un locale come questo. Ma si esce con paura? C'è chi ha più paura e c'è chi un po' meno, però insomma la tensione magari c'è sempre. E allora vediamo adesso l'andamento dell'epidemia. In Italia casi in calo in tutte le regioni, compresa la Lombardia, ma l'Istituto Superiore di Sanità frena. Il virus ancora circola, dicono, è possibile una ripresa dei contagi. Federico Plotti. I dati degli ultimi giorni confermano il calo dei contagi anche in Lombardia, la più colpita dall'emergenza sanitaria. Ci sono però ancora differenze tra regione e regione, soprattutto sull'indice di contagio, l'RT con zero, che resta comunque al di sotto dell'1 praticamente in tutta Italia, se si esclude la Valle d'Aosta. Come vedete la curva epidemica è una curva che procede secondo quello che ci siamo detti nelle ultime settimane, quindi di fatto non abbiamo innovazioni significative. La zona grigia, come vedete, è sempre una zona che riguarda l'instabilità dei dati, ma che progressivamente, come vedete, comunque mostra chiaramente come sia in calo e come vedete in qualche modo i dati continuano a garantire lo stesso tipo di profilo. I numeri sono confortanti, ma bisognerà attendere almeno un'altra settimana per capire quanto abbiano inciso le riaperture del 18 maggio sulla curva dei contagi. Il virus è ancora in circolazione, non bisogna abbassare la guardia. Nella fase 2 è fondamentale la responsabilità dei singoli cittadini, ma anche quella pubblica, che deve essere pronta e capace di individuare anche il più piccolo segnale d'allarme. L'arma migliore per tutti resta quella del distanziamento sociale e dei dispositivi di protezione personale, dalle mascherine ai guanti, fino alle soluzioni igienizzanti. Ancora non sappiamo se il caldo possa avere un ruolo nella diminuzione dell'epidemia, dice l'epidemiologo Giovanni Rezza. Nella stagione estiva però c'è naturalmente il distanziamento sociale, perché chiudono uffici, scuole, si vive di più all'aria aperta, quindi in qualche misura c'è un effetto sui comportamenti umani che può diminuire l'incidenza dei virus respiratori. Vediamo adesso i dati del contagio sui lavoratori forniti da l'INAIL ma anche dall'INPS, che conta addirittura 19.000 vittime in più rispetto ai numeri diffusi dalla Protezione Civile. Allora proviamo a fare chiarezza con Marco Bergamaschi. Sono oltre 43.000 le denunce di infortunio sul lavoro per contagio da Covid-19 giunte all'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro. Lo rileva lo stesso INAIL spiegando che sono 171 quelle da infortunio mortale, metà delle quali tra il personale sanitario e assistenziale. 6.000 in più rispetto all'ultimo monitoraggio le denunce complessive e 42 in più i casi di infezione con esito mortale. L'età media dei lavoratori ammalati è di 47 anni per entrambi i sessi e di 59 per i casi mortali. I lavoratori contagiati sono per lo più donne e in meno di un terzo dei casi uomini, rapporto che però si inverte nei casi mortali. L'analisi territoriale conferma invece il primato negativo del nord-ovest, con oltre la metà delle denunce degli infortuni mortali, in particolare in Lombardia. È il settore della sanità e assistenza sociale a registrare molte denunce, oltre un terzo dei casi mortali, e quella dei tecnici della salute, la categoria più colpita con il 42% dei casi, la maggior parte relativa ad infermieri, seguiti da operatori sociosanitari, medici, operatori socioassistenziali e personale non qualificato nei servizi sanitari di istruzione. Intanto per l'INPS i dati della Protezione Civile sulle vittime del Covid, 28.000, sarebbero sottostimati, anche perché escluderebbero le morti avvenute in casa, 47.000 decessi in più registrati tra marzo e aprile rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, un picco per l'INPS in gran parte dovuto alla pandemia. E della situazione in Lombardia si occupa oggi, nel suo tempo sospeso, Ferruccio De Bortoli. Sentiamo. La scelta toccherà la politica, sentiti gli esperti e consultati i dati della pandemia, ma con un po' di buon senso la Lombardia
dovrebbe non aprire del tutto agli spostamenti fra regioni il 3 giugno. Aspettare un paio di settimane non sarebbe poi un grande sacrificio e avrebbe anche un certo valore segnaletico, cioè la guardia non va abbassata. Lo dico con una certa sofferenza vivendo a Milano, ma credo che la prudenza sia d'obbligo e sarebbe opportuno che una decisione del genere la anticipasse la stessa regione, che è al centro di polemiche non infondate ma eccessive nei toni e anche strumentali. I dati però sono sotto gli occhi di tutti. L'indice di contagio a Milano è poco sotto il fatidico 1. Oggi l'azienda territoriale della salute ha pubblicato i dati sulla mortalità a Milano, che sono raddoppiati in 2 mesi con una strage di ultra settantenni. Ci stiamo in generale comportando tutti bene in Italia, ma dobbiamo fare di tutto per evitare che una seconda ondata del virus ci colpisca. Un rialzo dei contagi porterebbe non solo altro dolore, altre sofferenze per l'economia e per il lavoro, ma anche una stagione di accuse e di veleni della quale possiamo e dobbiamo fare a meno. Vaccinazione anti-influenzale per i bambini fra i 6 mesi e i 6 anni è l'ipotesi del Ministero della Salute, che punta a evitare in autunno un picco influenzale. Non si tratterebbe di un obbligo, ma di una pressante raccomandazione rivolta anche ai soggetti maggiori di 60 anni. L'ipotesi potrebbe essere inserita, secondo indiscrezioni, in una circolare del Ministero alla quale si sta lavorando. La politica adesso, mentre si lavora ad un emendamento per far arrivare finanziamenti alle zone rosse escluse dal decreto rilancio, il governo punta sullo sblocca cantieri per far ripartire il paese. Pierluigi Vito. Il sostegno a tutte le zone rosse è questione di giustizia ed equità sociale. Così il Premier Conte annuncia che verrà estesa la platea dei beneficiari dei 200 milioni di euro destinati ai territori più colpiti dalla pandemia, inizialmente previsti nel decreto rilancio solo per i comuni delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. Un'esclusione quindi di altri 300 comuni in tutta Italia, che aveva scatenato l'ira su tutti dei presidenti delle regioni Veneto, Zaia e Campania, De Luca. Sul tavolo restano ancora diverse partite da giocare, a cominciare da quella con l'Unione Europea, sostenendo la linea franco-tedesca di un piano da 500 miliardi di euro a fondo perduto per gli stati messi in difficoltà dal lockdown per il Covid-19. C'è poi il fronte interno. Conte manda messaggi distensivi a Italia Viva, riprendendo le parole d'ordine renziane, come piano shock per il rilancio degli investimenti nei cantieri di opere pubbliche e come Family Act, ovvero il potenziamento di misure economiche a sostegno delle famiglie e della natalità. Ma le difficoltà maggiori paiono venire sul versante scuola. I 5 Stelle si schierano compatti in difesa della ministra Azzolina, che vuole procedere a 80.000 assunzioni di docenti, tra cui 16.000 precari di lungo corso, attraverso procedure concorsuali, mentre PD e LeU chiedono una selezione per titoli. Se ne parlerà nel vertice di maggioranza che dovrebbe iniziare in questi minuti a Palazzo Chigi. In discussione anche tempi e modi della riapertura delle scuole a settembre. Un nuovo inizio invocato anche dalla Presidente del Senato, Alberti Casellati, che ha bacchettato il governo. Basta con l'eccessivo uso di DPCM, si recuperi la centralità del Parlamento. In Pakistan adesso, dove un aereo è precipitato su delle abitazioni poco prima dell'atterraggio nell'aeroporto di Karachi. Ancora incerto il numero delle vittime, le operazioni di soccorso sono difficili, ma sono 3 i sopravvissuti. Massimiliano Cochi. Le prime immagini diffuse sui social hanno fatto capire immediatamente la gravità dell'incidente e la scena che si sono trovati davanti i soccorritori l'ha confermata, perché il jet della Pakistan Airlines in fase di atterraggio è precipitato su una zona residenziale a poche centinaia di metri dall'aeroporto di Karachi. A bordo 91 passeggeri e 7 membri dell'equipaggio, tutti pakistani. Ci sono 3 sopravvissuti, mentre sono 37 i corpi recuperati finora, ma il bilancio delle vittime è ancora incerto perché lo schianto ha provocato il crollo di alcune abitazioni e l'incendio di almeno 4 palazzine. A quanto si è appreso, le comunicazioni tra l'aereo partito da Lahore e la torre di controllo si sono interrotte 1 minuto prima dell'incidente. La torre di controllo aveva comunicato al pilota che entrambe le piste erano disponibili per l'atterraggio, ma l'aereo avrebbe effettuato almeno 2 giri sull'aeroporto prima di precipitare. Dovremmo capire perché il pilota lo ha fatto, ha spiegato l'amministratore delegato della Pakistan Airlines, ipotizzando un guasto tecnico come causa dell'incidente. L'aereo
l'aereo era stato sottoposto a controlli di sicurezza nel novembre 2019 risultando in ordine e poi aveva passato una seconda revisione alla fine di aprile. Il Ministero dei Trasporti ha ordinato un'indagine immediata. I voli in Pakistan sono ripresi solo da pochi giorni dopo la fine del lockdown. Coronavirus nel mondo, superati i 5 milioni di contagi, 9.000 i nuovi casi registrati in Russia in un solo giorno, ma è la Svezia il paese con il più alto tasso di mortalità. Facciamo il punto con Fabio Bolzetta. In un mese è raddoppiato il numero dei casi, sono 5 milioni i contagi nel mondo. Non si arresta la pandemia negli Stati Uniti, sono oltre 1,5 milioni le persone che hanno contratto il Covid-19 e quasi 95.000 le vittime. I dati della Johns Hopkins University puntano il dito sulla gravità persistente anche delle ultime ore. In un giorno infatti 25.294 nuovi casi e 1.263 morti. Per questo il presidente USA Donald Trump ha annunciato bandiera a mezz'asta lunedì sugli edifici governativi degli Stati Uniti per ricordare le vittime causate dal coronavirus nel paese. In Brasile 1.188 casi nelle ultime 24 ore, il numero più alto in un solo giorno. Nel paese è raddoppiato il numero delle vittime negli ultimi 12 giorni dall'inizio della pandemia, arrivando così ad oltre 20.000 persone. L'India, che ha esteso al 31 maggio il blocco ma allentato le restrizioni, registra un aumento record di casi giornalieri. E intanto in Europa il caso della Svezia, che ha scelto di non adottare misure di lockdown. Cala la curva dei contagi ma resta al primo posto in Europa e nel mondo per numero di decessi in rapporto alla popolazione, 3.871. Superati i 20.000 casi accertati in Ucraina, in Africa oltre 99.000 morti e più di 3.000 contagi. E intanto, da uno dei più prestigiosi atenei della storia britannica, all'Università di Cambridge, la decisione: lezioni online fino all'estate 2021, iniziativa simile anche a Manchester, ma il Ministero britannico per l'università ha già chiarito: nessuno sconto sulle rette di iscrizione. Migliaia le persone infette a Manaus, nell'Amazzonia brasiliana. Qui nelle favelas la situazione è drammatica, come ci racconta Maurizio Di Schino. Don Alfredo Avelar e i suoi collaboratori della parrocchia di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso hanno la preoccupazione di portare le mascherine nella favela Educandos di Manaus, la città amazzonica nel nord del Brasile. Il paese è il più colpito dal Covid-19 nell'America Latina e l'Amazzonia è l'area più vulnerabile. Le favelas sono prive di servizi essenziali e quindi sono le più a rischio di infezione da nuovo coronavirus. La situazione è molto delicata. La situazione è molto delicata. Ci sono persone che non muoiono negli ospedali, ma muoiono nelle loro case perché hanno paura di andare negli ospedali. Ne sono sicuro, denuncia il 33enne parroco Don Alfredo. Il sacerdote e i laici della parrocchia con coraggio si addentrano nella precarietà delle 16.000 famiglie della favela Educandos, che si affaccia su un affluente del Rio Negro. Portano una parola buona alle persone afflitte dalle immagini dei cimiteri di Manaus, che stanno seppellendo persone anche in tombe collettive, e soprattutto regalano mascherine cucite in parrocchia, come quella della volontaria Liliane Tavares de Moura, la quale ritrae l'immagine della Madonna. Le persone qui rimangono chiuse in casa perché hanno paura di uscire, racconta la donna, la quale anche lei vuole essere una speranza fattiva tra le persone che piangono la morte di una persona cara o che perdono il lavoro perché la paura le tiene prigioniere in casa. Anche questo è uno degli effetti del Covid-19. E alla crisi sanitaria si aggiunge quella economica. Il Mezzogiorno italiano, già in difficoltà prima dell'epidemia, rischia ora di diventare una polveriera sociale. Il caso della Jabil di Marcianise nel Casertano, con Luigi Ferraiolo. I scienziati, nonostante l'espresso divieto in epoca Covid, appena prorogato fino al 17 agosto dal decreto rilancio, succede nello stabilimento di Marcianise della multinazionale americana dell'elettronica Jabil. Da lunedì 25 maggio, quando scadrà la cassa integrazione appena rinnovata, 190 persone andranno a casa. I lavoratori che erano nell'azienda casertana hanno subito iniziato uno sciopero a oltranza e ora si attende la risposta del governo. Disumana l'azienda statunitense, attacca il vescovo di Caserta Giovanni Dalise, in un momento in cui non si vede una luce in fondo al tunnel. La Jabil ha annunciato 190 licenziamenti per i lavoratori del silo di Caserta.
è inaccettabile la scelta della multinazionale americana. Abbiamo chiesto subito un incontro al governo affinché si ritirino subito le lettere di licenziamento e si apra un tavolo di confronto affinché si salvaguardino tutti i lavoratori del sito casertano. La decisione della multinazionale arriva dopo un anno di trattative. Nel giugno 2019 l'azienda aveva dichiarato 350 esuberi su 700 dipendenti. Nel frattempo 160 operai hanno concordato l'uscita. Il caso Giabile è gravissimo perché aprirebbe una vera e propria polveriera nel Mezzogiorno. Un'emergenza economica sospesa dal virus, paradossalmente. Sono 140 le vertenze aperte, 80.000 i lavoratori a rischio. In Italia a sud sta per scoppiare una vera e propria polveriera nel mondo del lavoro. Ci sono troppe vertenze aperte, a partire dall'Ilva di Taranto, la Blue Tech di Palermo e il settore automotive in Campania. È necessario che il governo metta subito in campo iniziative a sostegno del lavoro in Campania, al sud e nel resto del paese, altrimenti si rischiamo una vera e propria desertificazione industriale. La pandemia ha fatto emergere in modo ancora più drammatico problematiche che si trascinano da anni. Così i vescovi della Calabria che oggi hanno firmato un documento che condanna ancora una volta e con fermezza il caporalato. Paolo Fucili. Ogni sfruttamento del lavoro è un attentato all'uomo, una sostanziale schiavitù, un peccato sociale che grida vendetta al cielo. Per liberarsi dalla mafia bisogna superare anche la piaga antica e spesso ignorata del caporalato. Per motivi umani, per motivi di giustizia, per motivi anche di Vangelo. Non possiamo continuare a dire che l'andrangheta all'antivangelo e poi continuare a far sì che loro, indranghettisti, facciano quello che vogliono servendosi di carne umana. I vescovi calabresi alzano così la voce oggi per i braccianti agricoli, immigrati soprattutto, di cui si occupa anche il decreto rilancio del governo. Un passo avanti, scrivono, ma ci vuole una svolta ancor più radicale perché la pandemia li ha fatti riesplodere, ma sono problemi che si trascinano da anni. Il nostro seminario è aperto e senza fissa dimora, è aperto agli immigrati per non farli cadere nelle trappole del caporalato. Mai come in questo momento, a una situazione di impoverimento generale del territorio, dobbiamo sempre più organizzare quella che io chiamo il rapporto fra carità e giustizia. Duro colpo alla mafia proprio alla vigilia del 28esimo anniversario della strage di Capaci. La polizia ha confiscato bene per circa 150 milioni di euro ad un prestanome di Bernardo Provenzano e Salvatore Lopiccolo. Si tratta di Andrea Impastato, 72 anni, di Cinisi, già arrestato nel 2002 per mafia e ritenuto appunto un prestanome dei due boss. Gli agenti della polizia hanno posto i sigilli a centinaia di immobili in provincia di Trapani e Palermo. Cambiamo argomento, l'estate è nell'aria in attesa dell'apertura della stagione balneare, allora andiamo a vedere stabilimenti e spiagge alle prese con distanze di sicurezza. Il servizio di Luca Licata. Abbiamo visto già che qualcosa è stato riaperto, quindi c'è già la possibilità di fare un aperitivo con le dovute precauzioni, per cui ne approfittiamo. Weekend di quasi estate. In molte spiagge italiane si è praticamente pronti alla riapertura stagionale. A Fregene, sul litorale romano, gli ombrelloni quest'anno vengono rigorosamente posizionati dopo un'accurata misurazione. 5 metri lo spazio tra un ombrellone e l'altro. Le cose che abbiamo dovuto fare per riaprire sono state parecchie, perché oltre alla sanificazione di tutti quanti gli ambienti, tutte le cabine, il ristorante, tutti i magazzini, togliere tutta la parte sportiva, perché questo era uno stabilimento che era pieno di sportivi, abbiamo levato tutti quanti i campi da beach tennis, da beach volley. In questa spiaggia, situata a circa 30 km da Roma, la riapertura è prevista tra una settimana esatta. Numerosi però dubbi e preoccupazioni degli addetti ai lavori. Personalmente non sono ottimista perché non vedo aiuti, non c'è stato nessun tipo di aiuto per la nostra attività. E abbiamo fatto presente più volte con i nostri portavoce anche al governo e ci hanno ignorato del tutto. La Chiesa celebra oggi la memoria liturgica di Santa Rita da Cascia. Con la sua semplicità è entrata nel cuore di milioni di devoti che la venerano come la santa dei casi impossibili. Francesco Durante.
moglie, madre, vedova, monaca e santa, Rita da Cascia ha tramandato il suo messaggio senza mai scrivere nulla, ma attraverso l'esempio concreto nella quotidianità. Un cammino fatto di umiltà, sacrificio, ascolto e ricerca del dialogo. Margherita Lotti, vissuta tra la fine del XIV e la metà del XV secolo, in un'epoca segnata dalle lotte politiche tra Guelfi e Ghibellini, perdonò gli assassini del marito e implorò il Signore affinché i suoi due figli non lo vendicassero anche a costo della loro vita. Le preghiere di Rita vennero esaudite, i giovani morirono quasi contemporaneamente. Decise allora di diventare monaca e dopo innumerevoli difficoltà, a 36 anni, venne accolta tra le claustrali agostiniane, vivendo in ascesi, in contemplazione e in penitenza. 15 anni la spina patisti, si legge sul sarcofago custodito nella sua cella. Rita voleva infatti partecipare alle sofferenze di Cristo e una spina si staccò dal crocifisso per conficcarsi nella sua fronte. Prima di morire, un altro prodigio che si collega alla simbologia delle rose. In pieno gennaio chiede ad una sua parente di cogliere una rosa e due fichi dall'orto nella natia Roccaporena. Li trova e glieli porta. Per Rita è il segno che il marito e i due figli sono stati accolti da Dio in paradiso. Proclamata santa da Leone XIII nel maggio del 1900, Rita da Cascia, per i numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione, è stata denominata dai fedeli la santa dei casi impossibili. E a proposito della festa di Santa Rita, vi ricordo l'appuntamento con il Rosario per l'Italia, questa sera alle 21, ovviamente su TV2000, dalla Basilica di Cascia. La musica adesso, dopo il successo nel cinema, lo storico concerto del 1979 di Fabrizio De André con la PFM potrà ora essere anche ascoltato. Silvio Vitelli. Questa è la tua canzone, Marinella, e sei volata in cielo su una stella. E come tutte le più belle cose, li vesti solo un giorno come le rose. 3 gennaio 79, Fiera di Genova, Fabrizio De André e la premiata Forneria Marconi tengono insieme questo che è stato definito il concerto ritrovato, come il titolo del docufilm di Walter Veltroni che ha portato questa performance nelle sale cinematografiche italiane. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue e cadere in terra a coprire il suo sangue. Da oggi questo live si può non solo vedere ma anche ascoltare, grazie alla masterizzazione della colonna originale del film. C'è una donna che semina il gran, volta la carta si vede il villano, villano che zappa la terra, volta la carta si vede la guerra. Ma si sente la voce? Male. Eh sì, la tecnologia del tempo non aiutava. L'audio era monofonico e a tratti persino distorto. Per restaurarlo è stato montato un impianto all'interno di un capannone dove è stato riprodotto quel concerto originale, registrandolo poi con moderni microfoni ambientali. E così, oggi, il concerto ritrovato suona meglio di allora. Ma verso il vino spezzo il pane, perché diceva ho sete fame. La 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 la.